Buongiorno a tutti, dal vostro milanista, perché siamo qui a registrare il post partita di Napoli-Milan 2-2. Inizio a dire che non è stato un Milan come l'abbiamo visto con la Juventus, come l'abbiamo visto con la Lazio o con la Roma. È stato un Milan come contro la Spalla. Però lì con la Spalla siamo passati in svantaggio di 2 gol. Poi in questa partita siamo passati in vantaggio con una bellissima azione, una coordinazione di Theo Hernandez che ha segnato ritorno al gol il nostro cavallo pazzo Theo Hernandez. Un'altra partita più per la riva. Troviamo il gol del vantaggio leggero, poi non è proprio per me un errore così grave. Si è sbagliato magari la deviazione Donnarumma. E ha fatto trovare il pareggio l'1-1, poi un altro rigore a segnare la Milan, per me è giusto, per me è giusto. Un altro rigore a Milan che si lucido trova il gol del 2-2, perché eravamo passati in svantaggio con questa volta un errore di Donnarumma che tiene le gambe aperte e si fa passare il pallone sotto le gambe. Nel tiro di, se non sbaglio, sì, di Mertens, e là avevamo trovato il gol del 2-1. Poi un rigore che ha salvato 2-2, ma comunque un Milan non molto cattivo. Ha meritato un po' di più in Napoli, lo ammetto. Ha fatto una bella partita in Napoli. Il Milan si giocava bene, però non era cattivo, la stessa partita come contro la spalla, però a differenza contro la spalla noi siamo stati un po' sfortunati contro la spalla. Qua con Milan, con il Napoli, sì, abbiamo fatto un gioco pulito, ordinato. L'unico errore che abbiamo fatto sono stati quelli magari di Donnarumma. Difensivi non voglio incolpare molto la difesa, perché sono quei gol che magari sbagli il portiere, la squadra non ti può fare niente, non puoi condannare la squadra perché la squadra si è impegnata. Una cosa che posso dire alla squadra è che siamo stati poco cattivi nel trovare le azioni pericolose. Ora siamo settimi, non ho controllato bene la classifica, forse siamo meno 5. Meno 5 del Napoli, ancora si può riaprire. Comunque il Milan pure deve difendersi il settimo posto, perché col settimo posto non saremo ancora in Europa League, perché il Napoli comunque ha vinto la Coppa Italia. Non penso che comunque il Napoli riesca ad andare in Champions League. Non so se va in Champions League in Napoli, magari no, in Europa League, questo non so com'è gli accoppiamenti, ma comunque finché il Napoli è in zona Europa League, il Milan deve stare al sicuro, col settimo posto. Ora ci aspetta la partita col Parma, farà chiaramente turnover a Pioli perché comunque è un tour de force. Abbiamo fatto il primo de tutte forse l'abbiamo fatto con tre big Napoli, abbiamo fatto Napoli, Juve, Lazio, abbiamo ottenuto 7 punti con le big. Per me è un ottimo risultato, sono contento di questa mia. L'unico modo che ci possiamo fermare per ora è col pareggio. Siamo finti ancora in mia, non ne sta subendo manco una. E spero che continua così, perché comunque il calendario comincia agli olio di carta a sorriderci un po'. Il video finisce qua. Ci vediamo in un prossima partita, però mi sono dimenticato di controllare quando sarà la prossima partita, ma penso sarà metà settimana la prossima partita del Milan, quindi
prima della partita, il giorno prima della partita, cioè il pre partita. Mi dispiace che è saltato il pre partita di questa settimana. Sono stato tutto il giorno fuori, il giorno prima ho avuto questo invito, ho avuto un imprevisto, mancavo da tutta la mattinata, tutto il sabato sono mancato, ieri sono tornato in tempo per vedermi la partita del Milan e ora vi porto il video del post partita, mi scuso se è saltato il video. Poi partita. E né bene né male. Forza Milan. Ci vediamo in un prossimo video dal Milanista Parco. Anche vi invito a mettere un like, condividere e commentare questo video. Iscrivetevi al canale Milanista Parco. Pagina social Facebook, Instagram Milanista Parco, TikTok Milanista Parco Official. E se volete passare al mio secondo canale YouTube, il canale dedicato al gaming, Andy Gaming 96, metto il link in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video da Milanista Pazio. È tutto, ciao a tutti.